Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti sul nostro canale. Questa mattina siamo sopra Condove, in Val di Susa, per la precisione a Prato del Rio. Da Prato del Rio si sale su fino alla sbarra chiusa, d'inverno è chiusa, e ci sono diverse possibilità di parcheggiare l'auto lungo la strada e poi si abbandona e si sale. Si cammina inizialmente sulla strada che porta al Colle del Colombardo fino ad incrociare poi il sentiero che ci porterà su alla punta Sbaron. Dopo una ventina di minuti di camminata su strada e dopo tre tornanti prendiamo il sentiero che sale su di qui, c'è un ometto per lì. Situazione neve, come vedete qua in basso è nulla, anzi sul sentiero c'è persino polvere, quindi desolante. Il sentiero a questo punto ci porta a riprendere un pezzo di strada, ma poco più su riprenderemo sentiero. Dopo aver ripreso da pochi metri la strada, la si abbandona di nuovo e si percorre dritta il pendio della montagna. Vista che da qui comincia a essere veramente bella, siamo arrivati al trucco Miandette, adesso dobbiamo passarci sopra. Sul trucco Miandette c'è anche una tavola orientativa, quindi non si può sbagliare. Come dicevo, di qui la visuale è già fantastica, abbiamo il Rocciomelone, l'Orsiera Rocciavrè, il Monviso, i laghi d'Avigliana che più su si vedranno meglio, là in fondo abbiamo la pianura con Superga sullo sfondo e questa qui sopra di noi è la Sbaron. Stiamo proseguendo lungo il percorso verso la Sbaron, quindi venite con noi, però mi raccomando nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciateci un like e attivate la campanella per seguirci nelle prossime escursioni. Stiamo continuando con la salita, il percorso è ripido, però fattibile, il piatone non manca mai. In quel punto lì c'è il Colle del Colombardo. Siamo stati su quel colle a inizio dicembre, qui sopra. Vi lascio il link a quella fantastica gita. Ora riprendiamo la salita ripida, è già sulla cresta lì probabilmente. Ormai ci siamo, mancano pochissimi metri. Punta Sbaron raggiunta ragazzi, 2223 metri. E ora dalla cima beccatevi questo panorama. Ora tentiamo la salita alla cima Grifone, che è quella punta lassù. Ce n'è ancora per due orette di saliscendi. Comincia la parte divertente perché è tutta in cresta, praticamente quasi tutta in cresta, e quindi bello, bella divertente. Sembra una bellissima attraversata dalla Sbaron alla Grifone, solo che lassù mi sa che sarà bella ripida. (Ride)
Siamo arrivati al colle Pian del B. 20 minuti, abbiamo birra gratis e 80 km. Vabbè, forse era meglio andare di là, però va bene così. Oggi è una giornata ultra calda, nella neve che sembra quella di aprile, pazzesco, ma stupendo, veramente bello. Per tutta la durata di questa seconda parte di salita si ha un panorama fantastico a 360 gradi, spettacolare questa escursione, ragazzi, ve la consiglio vivamente. Beh, in questo punto la salita è prettamente estiva, anche se ai piedi abbiamo i ramponcini. Stagione strana quest'anno. La differenza tra questa montagna che stiamo salendo, e arriverà a 2400 metri in questo punto, saremo a 2003, a quella dove eravamo prima. Qui estate, era inverno. Quella è la cima che ci aspetta. Salita finale che si preannuncia decisamente verticale. Ci siamo quasi, la vetta è vicina. Continuiamo a lasciarci dietro un meraviglioso panorama. Ecco la vetta. Panorama spettacolare, ragazzi. Oggi pranzo in cima, mi capitava già da un po', mi sa, quel tempo. Abbiamo preso la via del ritorno, siamo a metà tra la punta Grifone e la Sbaron. Oh, è andata, sembra di fare in fretta, ma il ritorno non si arriva mai. Ultima risalita a Sbaron e poi finalmente scendiamo dritti alla macchina, anche se ci vorranno ancora circa 2 ore. I piedi sono praticamente a pezzi e le gambe pure, ma dobbiamo scendere. Eccoci di nuovo sullo Sbaron, ragazzi, c'è il mercato oggi qua. Per fortuna siamo saliti presto e non c'era nessuno. Ci vediamo tra poco per i saluti finali. Bene, ragazzi, siamo di nuovo tornati al truc Miandette, siamo giunti alla fine di questa spettacolare escursione e come sempre vi salutiamo, vi invitiamo a continuare a seguirci, iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella per essere sempre informati e aggiornati sulle nostre prossime uscite. Mi raccomando, è importantissimo. Speriamo di avervi fatto buona compagnia. A noi fa piacere sapere se, insomma, con le nostre escursioni, avventure, uscite, chiamatele come volete, riusciamo a intrattenervi un pochino nel vostro tempo. Alla prossima, ciao! Ciao!